Bellissima a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un gameplay di Tekken Tag Tournament 2. Che due teste di minchia. Siamo in attesa di Tekken 7 ragazzi, siamo entrati nel clima di Tekken 7. Che lo vogliamo dire, è tra i tre nostri picchiaduri preferiti. Più preferiti. Cosa c'è al primo posto? Vabbè, non facciamo un ordine, però i tre sono dell'Ave Maria, sono Mortal Kombat, Soul Calibur e Tekken. E Tekken, poi Street Fighter, King of Fighter. No, io preferisco questi. Sì, ho capito, io sto mettendo i miei. Comunque, attenzione perché solo tag. No, facciamo lo tag che è spettacolare. Facciamo lo tag. Allora, dov'è il mio Eddie Gordo? Ah, Eddie Gordo qua non c'era, vero? No, c'è Eddie e Christy. Ah, ma Christy è una bestemmiona sicuro. Oh, Eddie Gordo. Io voglio Eddie. Questa JC non l'ho mai giocata, uso questa. Oh, usa la JC. Eddie e Christy, praticamente Eddie e Eddie. Allora, JC piuttosto merita. Guarda questi due, madonna, ma dico, ma lui è forse pure meglio di lei. Ma guarda che c'è qua. Madonna, io voglio essere Eddie Gordo. Invece sono soltanto Gordo, che significa grosso in lingua ispanica. Ecco, io questa JC non l'ho mai usata, dico la verità. Ma JC non è quella che canta All I Need in the Land. Cosa ha fatto? In my girlfriend. Allora, molti di voi diranno, scusate, ma che fan siete? Se è perché io è dal Tekken 5 che non gioco a Tekken. No, ragazzi, poi tra l'altro questa è la prima partita dopo quanti anni? Tipo 100 anni. Però tu mi stai facendo l'anno. Ma come si cambia persona? Ecco, così. No, lì va di no, gambe. No, ma ho sbagliato. Lì ha la gamba brava. Ragazzi, come si gamba? Con R2 o R1, non mi ricordo. Ok, mi raccomando. Oh, Christy Mondeiro. Cioè, il secondo non l'abbiamo inserita nella top delle mani. No, perché ha le minne un po' troppo brasiliane, quindi perfette. Io. Che noi, vuol dire? Noi abbiamo inserito delle minne un po'. Lasciami andare! Bastarda, hai cambiato proprio in extremis. Comunque, hai sbloccato un obiettivo. Non ho sbagliato, non volevo. Sboom! Del fianco, final round, ready. Per favore, Eddie Gordo, ti vuoi rendere utile? No, basta, però tu non puoi usare qua scarsetti. Scusami, a che serve Eddie Gordo se non a spammare la stessa mossa? Allora, sei veramente, lo sai di quei bimbi Nutella che fanno sempre la stessa mossa? Ma io sono un bimbo Nutella in Tekken, io faccio il bimbo Nutella. Ma io volevo King, che è sta cosa? Aspetta però, perché io volevo fare, ecco, quest'altra mossa. Ma perché la vuoi smettere? Minchia! Avanti! Ti mando la femmina io, ti mando la femmina! Sì, ma io faccio, guarda che lavoro di cosce in te, di ma interno. Ma è strano perché la piega in un modo che è innaturale pure per un essere umano sopra. Io ti ho dato un pugno nello stomaco, che te lo ricordi che quanto campi. Perché hai sbattuto fortissimo? Ma ricordate? Fammi andare via! Guarda, come si è accartocciata a un certo punto? Non lo so, non si è capito. You win! Eddie! Però in realtà è stata più brava Christy. Dai, selezione personaggio. Facciamo casuale, sì, ci sta. Ci sta, non è che posso scegliere sempre Eddie. Questa era facciamo un riscaldamento. Facciamo casuale, pronto, super. Allora io mi... No, ma no, Kuma. Ah, madonna mia, Kuma. Ma Yoshimitsu non lo so usare. È Asuka. Ok, sei Asuka. E io... Tiger, sì! Il destino è con me, è no, conmigo. Non si chiama Asuka, si chiama Asuka. Asuka, però può darsi che faccia anche questo. Ragazzi, ma perché io... Cioè, veramente... Sembro un maniaco, invece lo sono, però voglio dire, madonna Tiger, no, Tiger è spettacolare. Scusate, Tiger. Ma io con l'orso. Ma perché un samurai con una stella degli anni 70 della disco dance? Ma dai, ma che è? Però un orso con Asuka ci sta, perché Asuka, vabbè, è giapponese, giusto? Però l'orso è più... No, quello è il panda cinese. Aiuto, ma ti fai non lo so male, usare, uso questo. Ah, ecco qua che fine fa il tuo... Io dico, si muore ma per molto, molto, pesto. Molto me... Non si vede niente. È vero, è buio. C'è un po' troppo buio per i miei gusti. Perché all'epoca su PS3 per coprire i difetti facevano così. Allora qua entra Task. E io faccio la breaking dance. In realtà è la capoeira. Ma l'hai vista, è bella questa mossa. Avanti, sembra che Task so le combo perché sapevo usare bene Jun e Jin. Io so solo questo. Ecco, e poi mi gira la destra. Jun e Jin. È la figlia? No, è al... Non mi ricordo la storia. Ha studiato la stessa scuola di Jun, ma non è... Guarda Tiger, tanto no? Disco non Stu. È parente, anzi forse la vogliono shippare con Jin. Ah, non è Disco Stu, Tiger? Quello che te lo ammazzo, con l'osso, ti ho ucciso Tiger con Kuma. Disco Stu è morto. Ma tu perché... Che cosa? Cerco di fare le stesse mosse di Eddie Gordo con Yoshimitsu. Perché c'ho sta risata asmatica? Perché in realtà è qualcosa che muore. No, non l'aria.
No, 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 dai, aspetta, non devo fare la cretina, però è morire così. Perché è vero, tutti stanno dicendo, ma perché mi devo fare la cretina? Attenzione! No, dai, no, Raiden, Raiden, aspetta. Succhiami. Che, no, ho sbagliato, ho sbagliato. Allora, perché, perché vibra? Perché vibra? Perché c'è la vibrazione, no. Che vibra? Cosa? Mi hai craccato il collo. Ti ho fatto la cosa. Arriva l'orso. Però ci sei andato di mezzo, caro orso. Senti, io il WF. Guarda, io sostengo, caro orso. Tu ti suicidi, ma fallo uscire Yoshimitsu che ha meno salute. Hai vinto 5000G. Oh, questa è stata però meritata, sei stata molto brava. E adesso allora, direi ancora una selezione casuale. Esatto, sì, ovviamente. Casoviale, dai. Comunque, Tekken Tag secondo me è meglio. No, ma no, Alex. È meglio di Tekken 6, eh. No? Ah, sì. Tu che dici? Non lo so. No, Marduk non lo so usare, Anna invece non lo so usare. Dai, scegli di Anna so soltanto una mossa, il calcetto, quello che sta in sospeso e poi... Io sono scarsissimo perché è tantissimo che non gioco, però mi ricordo che con Xiaoyu e con Eddie Gordo ero veramente forte, anche con Warang e con Jin. Ora ragazzi mi sono scordato ma tutto. Ma io Alex. Per questo ci stiamo preparando per Tekken 7, quindi non vi scandalizzate se siamo scarsi adesso, non ce ne fotte una minchia. Allora, in realtà si stava prendendo. Ma perché c'è la lucertola io qua? Ah, lucertola, è un dinosauro. Dai, alla forza. Allora, so questo calcio io con lei, guarda, basta. Allora, ragazzi, Questo qua. Però è fortissimo. Madonna mia. Ragazzi, il calcetto vince su tutto. Sai perché Anna ha lo stesso vestito da Tekken 2? Perché si secca. Com'è finita? Ah, due pugni, cioè due pugili. Io sono più kickboxing. No, porca miseria, la senti per l'altro pugile che è Steve. Ah, Steve è bravissimo, è il figlio di Nina, giusto? Ma che cavolo dici? Non è il figlio di Nina? No, di è il figlio di Nina? Sì, ragazzi, scorda... aiutami, mi... Cioè, ti scordi cosa... La lore di Tekken mi sfugge. È il figlio di Nina, Maria. Maria, ti sento Maria. Midna, non siamo seri, sei Maria. Allora, intanto, ragazzi, scriveteci se Steve è il figlio di Nina. Sì, ma basta cercarlo su Google, è il figlio di Nina, te lo dico io. Ah. Intanto ho vinto qua con l'orso, qua con... Ma mi capito, sembra animali l'orso. Strani. Ecco, la gente che guarda tranquillamente dice, vabbè, c'è una lucertola. Un ragazzo di lucertola con i guandoni. Una ragazza così vestita bene. Che è pure una porcona, voglio dire. Raiden. Che poi c'ha i suoi 45 anni, no? Ma che importanza ha? Se li porta bene. Che poi, cioè, prima mi arrabbio perché le fai i complimenti e poi mi arrabbio. Posso perché... dire una cosa, lui è 3,42 m. E come fa, cioè, a perdere contro questa suca simula di Steve? Che poi Steve mi piace molto. Steve... Ho imparato questa mossa, attenzione. Io qua però c'ho l'orsetto. No! Vieni qua, orsetto di stamina. Ma non è un orso, è un dinosauro. Cioè, rettile contro... Mettono... Scusa, ieri dietro c'erano i delfini, mi hanno fatto ridere. E i delfini si fottono. Vieni qua, Stevie. Avanti. Stevie Griffin, vieni qua. Boom, no, ma perché è più lenta della mia? Ma che cazzo combatte con la gonna, sta scema? No, 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 non accetto la sconfitta. Sì. No! Sì, great. Great, motherfucker. Ragazzi, non male, i caricanti sono inesistenti questo. No, all'inizio ci sono fortissimo. No, dico poi, durante. Ah, si era fatto poi all'inizio. Ma perché allora, si fa sbranare? Allora, diciamo che a me il tag diverte in modo particolare rispetto... Sì, è più per... Io spero che Tekken 7 sia tag. Non lo è, vero? No. So che hanno messo un personaggio italiano. No, perché poi che non ti possono fare il turno, il tag tournament, no? È vero, quanto ci devono mangiare sti mostoddi. Ma perché tutto sempre con sto calcio, Raiden? Ma perché lei, scusa, ma una che va a combattere con la gonna, cioè è vestita per come andrebbe a trombare? Raiden, ma perché sei così volgare? Aspetta, devo non uscire. Non sono volgare, sono un maschilista. Ragazzi, ho vinto con la lucertola. La lucertola, il coso, Alex. Ho vinto con la lucertola. Ok, quindi okay, non so se mi spiego, quindi praticamente, ragazzi, ho vinto... Mua. No, però io direi che ci sta la bellissima, che dici? Ah, un'ulteriore. Vediamo. Vabbè, questa è quella di d'onore. Sì. Ok, sempre casuale. Casuale, certo, sempre casuale. Io, Eddie. E io, Nina, di cui parlo. Warang, poi... madonna, due bonacci. Miguel, ok, a me è capitato come il gratta e vinci. Cioè, che rimani deluso. Oppure sai quando vinci 5 euro avendone spesi 10? Molto bene. No, non succede, di solito sono 5 euro se spendi 5 euro. Non ti conviene Nino ritirarti? Williams... È abbastanza incavolacchia. Guarda che buona. Cioè, ragazzi, guardate. Madonna che... Dio. Te la vedrai con me. Me. Io voi sì, ma pare io perché è brasiliano, giusto? Sì, allora io so cosa stai per fare tu. Sì, la voglio fare, fammela fare. Minchia. No, però non era quello che volevo fare. È questo quello che volevo fare. Ma ragazzi, la volevo fare prima io, questa. Ecco. Forza. Madonna mia. Ma così si muore.
Ragazzi. Ma perché si menano? Ma che sono pazzi? No, ma io voglio fare entrare Warang, che è sto coso? Senti, ma questo abusivo messicano qua? Warang va di gambe meglio ancora che Li Chaolan. Per cui è Li Chaolan, ciao! E poi lì. È lì, lì. Mica là. Mica là. Non è... E adesso succhia. Sì. No. Me la sto chiavando tutto sommato. In che senso? Me la sto cavando, in questo senso. Guarda, io ti ricordo che ho Eddie Gordo, pure io so usare Eddie Gordo a cavolo di cane. Però i nomi sono un po' stereotipati, no? Se vogliamo. Vabbè, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma tu. Che tanto nel film di Tekken, che te lo raccomando, invece hanno shippato. Ma perché? Hanno shippato Christy con Jin, che non c'entra niente. Invece Christy si shippa con Eddie. Hai visto le cose belle che ho fatto? No. L'ho fatto a caso, quindi non so. Porcaccia miseria. Christy non è tipo la cugina di Eddie? No, lo so, è la nipote del suo maestro. E quindi lui gliela può buttare tranquillamente. Vabbè, certo. Che se anche era la cugina, non c'è cosa più divina che trombarsi Draiden. Di Tekken. Che trombarsi di Tekken Nina. Giusto? Non è. Non mi pare ridere Raiden. Non era così? Oh! Non vale perché mi boom, bitch! Get out the way, che poi giusto? Get out the way. Però belle le battute che escono quando uno gioca i picchiatori in maniera così scarsa. Esatto, perché siamo particolarmente scarsi. Lo vorrei far vedere la posizione per giocare con Eddie Gordo. Sì, è la posizione mia invece per giocare con qualsiasi altro personaggio. Questa. Vedi, io giocavo con l'Endica. Non è vero, non è vero. Non è vero, sei assolutamente un menzognero. Minchia! Allora, ragazzi, le gambe di Warang sono delle pistolettate. Sì, però voglio dire di Gordo. Ragazzi, ho vinto pure quella dell'onore. E va bene, e quella, quindi ragazzi, quindi ho perso e disonorato. Disonorato. E niente, se vi piacciono le nostre lotte anche con Tekken, ne porteremo altre. Ovviamente preparazioni Tekken 7, perché poi in Tekken 7 faremo i tornei. Tekken 7, ragazzi, almeno una puntata a settimana, faremo non scappa. I tornei. Non e scappa, niente. A meno che non avremo 3000 dislike. Ovviamente. No, non in questo, cioè nella prossima, fanculo. E quindi vi ringraziamo, ci vediamo alla prossima. Ciao.